tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ. Oggi è sabato e quindi siamo in un nuovo vlog, così da tutti i sabati sin da quando è nato Gesù. Prima di cominciare ragazzi, grazie, meno morti adesso, grazie. Prima di cominciare ragazzi, come al solito, devi partire con la fanart della settimana, che questa settimana è stata vinta da Heaven's Heart, che ha fatto questo disegno della Madonna, che già aveva fatto un disegno della Madonna, questo è più della Madonna ancora. E probabilmente è Madonna che fa questi disegni, grazie comunque, fantastico. Volevo dirvi ancora che, allora, siccome tipo io in questa settimana ho dovuto passare 2 giorni interi a registrare video per coprire tutta la settimana, siccome io per fare un video ci metto tipo 6 ore, ho fatto all'incirca 5 o 6 video. Sono stato praticamente fisso, sono da 3 giorni fisso così al computer con gli occhi così per fare video, appunto, perché sennò poi rimanete tipo: Favi, perché non hai fatto video? Ok, li sto facendo. E siccome sto facendo sta roba, mi sono fatto portare la pizza a casa, quindi questo vlog lo farò con la pizza, perché se no non trovo tempo manco di mangiare, a stento vado a cagare. Tra l'altro ragazzi, siccome in casa non c'ho la cucina io, ma ho quella fottutissima libreria che non serve a un cazzo, non posso avere le posate o cose tipo il lavello, robe del genere, quindi prendo le posate di plastica. E adesso devo mangiare la pizza con questa cosa, che non è tutto fuorché un coltello, sembra più un giocattolo. E detto questo ragazzi, direi che non sto facendo cose oscene, sto tagliando la pizza, no? Perché sembra brutto così, sembra molto brutto. Questo ragazzi, quindi direi di passare alle news. Allora ragazzi, sono contentissimo che vi sia piaciuto il vlog di Los Angeles. A me piace un casino fare questa tipologia di video, quindi non vedo l'ora di rifarlo. A giugno poi tornerò di nuovo a Los Angeles, dal 13 al 20, e farò un altro video della Madonna di nuovo così. Però per ora un attimino sto col culo a casa perché devo mangiare la pizza. Siccome non sto aprendo più pacchi ragazzi, perché mi sono trasferito a Milano e non c'è più il punto posta, sto facendo aprire un altro fermo posta a Milano, quindi... Madonna, la vita. Ho chiesto io perché sennò non si muovevano manco a morire. Era la coca. D'accordo ragazzi, passiamo agli eventi bellissimi di questa settimana, che sono stati veramente fantastici. Diciamo che è successo quando sono tornato da Los Angeles, siccome non pulivo casa da un pochettino perché ero a Los Angeles, sono tornato a casa e ho trovato una cosa meravigliosa. C'era un ragno grosso così sul cazzo di muro. Era qua, era esattamente qui, in questo punto. Io non... stavo per fare un gameplay, perché questa è la mia postazione. Qua adesso c'è la pizza, ma qua io faccio i gameplay. Mi sono seduto, ho fatto così. Ho detto, bene, io non faccio più un cazzo, cambio casa. Poi, siccome dovevo fare il video perché era già tardi, non riuscivo più a farlo, sennò ho tentato di uccidere il ragno e ho filmato la cosa. A voi i commenti. Oh mio Dio, che schifo. Caputtana troia, mi fa schifo. Devo documentare questa cosa perché nella vita... No, no, ma mi... è tro... Allora, ragazzi, è grosso, Christian. È grosso come un iPhone 6. No, 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 è Cristo. Sto facendo il video di questa cosa invece che fare qualcosa, perché non so che cazzo fare. Siccome vivo da solo, che non sono sposato, non avreste mai detto. Sono in panico io per questa cosa, sono esageratamente in panico. Ho chiamato mio zio, non è lontano, non è che voglio chiamare una persona per uccidere un Cristo di ragno, ma quello è Spider-Man sul muro, porca puttana, cioè veramente grosso. La cosa bella di quando succede questa cosa è che devo guardarlo, perché se si muove non lo trovo più, mi incazzo. Il problema è che io non riesco a guardarlo, quindi lo faccio così. Non ce la sto facendo, è una sofferenza. C'ho qualcosa tipo scope, non lo so. Cioè dai, ma perché ho deciso di vivere da solo? Non mi fa schifo toccare qualsiasi cosa, che ho paura che escano i ragni, non so perché. Questa scope, questa. Non so se basta ragazzi, non ne ho la più pallida idea. Ci provo, perché più di così non posso fare. Non lo so ragazzi, non lo so se è morto. Non lo so se è morto, non c'è più. Non c'è più, è sparito. Ragazzi, è sparito il ragno, porca puttana. No, eh. No, 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 no. È vivo. Diciamo ragazzi,
ragazzi che questa cosa non è una fine ancora, perché in realtà non ho mai trovato quell'affare. Che situazione di merda. Dunque ragazzi, detto questo, direi che possiamo passare a Favi risponde, sperando di non essere mangiati vivi da animali e cose. La prima domanda arriva da Paola, che mi chiede: Favi però raga, sempre video di circa 10 minuti, basta. Favi, fai un video con vlog, gameplay. Favi risponde: cazzeggio time di almeno 45 minuti, se non più. Spolliciate. Allora, per fare 10 minuti di video, io impiego più o meno 6 ore tra registrare, montare e caricare il video. Per farne uno di 45 minuti ce ne metto 27 più o meno. Quindi non avrei abbastanza tempo durante l'arco della giornata. E devo togliere il fatto che non vado a mangiare, che non vado a pisciare, che non vado a dormire, che non vado a respirare. Me lo fai tu un video di 45 minuti così? Questo è perché non faccio video più lunghi di 10 minuti, perché sennò non avrei una vita sociale, che già non ho. Punto. A posto? Suiciditi. Sofia, perché non fai... perché non fai più cazzeggio time? Non lo faccio spesso come il Favi risponde, perché cazzeggio time è diverso. Cioè, nel senso, non è settimanale, è quando cazzo capita. Perché si chiama appunto cazzeggio time. Quindi quando cazzeggio lo faccio. Potrebbe passare anche un mese senza cazzeggio time. Oppure potrei farne anche due di seguito, non ho idea, dipende. Cioè, è una cosa casuale. Quindi non ha tempo. E quando lo faccio, lo faccio. Angelo Bava, Favi, prima eri bravo, ma adesso la fama ti ha dato la testa. Tu non sei il vero Favij. U0001F minuscola 613U maiuscola 0001F minuscola 614. Pizzeria da Ciro, buonasera. Sì, salve. Vorrei ordinare una pizza, che c'ho ancora fama. Vuole ordinare? Una pizza che c'ho fama. C'ho fama, che ho mangiato quella di prima, ma c'ho ancora fama, tanta proprio. Torniamo alla pizza. Scusi, non ho capito, mi scusi. Vuole una pizza? Come la vuole questa pizza? C'ho la pizza. C'ho una. Bene. Ascolti, c'ho della pizza. Allora, io ho mangiato una pizza, però c'ho fama e ne voglio ancora un pochettino. Si può? Potrebbe. Ho capito, come è stata la cosa più epica che abbia mai fatto nella storia. Non lo farò mai più, perché mi sono vergognato come lo schifo. Non so se sai veramente chi cazzo sono le persone che veramente si montano la testa per quello che fanno. Credimi che non è così, perché sennò farei video tipo minchia, sono un figo della madonna. Cazzo, guardi, sono proprio la persona opposta di carattere. Se pensi così è perché non mi conosci per niente. E mi dispiace, però l'idea è tua, pensa quello che vuoi. Lucia, Favij, fai un video mentre fai il pazzo. Allora Lucia, io non so da quanto più o meno tu mi segua, più o meno. Prova a guardare anche un solo video a caso. C'è bisogno che io faccia il pazzo, io sono pazzo proprio, quindi stai tranquilla, guardati un po' di roba. Te ne accorgerai, ma molto facilmente proprio. D'accordo ragazzi, concludo qui l'episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Niente, volevo chiedervi, prima di andare a finire la pizza, non ho finita ma devo mangiare, ne ho ordinata un'altra. Secondo voi quella merda che era attaccata sul muro prima è uscita direttamente da Dark Souls? Fatemi sapere, perché ho bisogno di trovare un'arma per ucciderla. Un laser gun oppure un'ascia da guerra. Quindi ragazzi, fatemi sapere se avete questa informazione, perché io devo scappare dal terrazzo. E quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook, e come in ogni video, trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Ci rivediamo al prossimo video. Bella ragazzi.